Mancano 8 giorni dall'inizio dell'evento Galactus e tutti quanti noi siamo davvero stra in hype per la nuova stagione 5, per l'evento, ma soprattutto siamo tutti davvero stra curiosi di scoprire come sarà fatta la mappa della prossima stagione. Qualche giorno fa Galactus è scomparso dal cielo di Fortnite e tutti quanti noi pensavamo che fosse scomparso. E invece, signori, quest'oggi Galactus è apparso nuovamente, ma questa volta non nel cielo di Fortnite, bensì nel mare. Nel video di oggi andremo a scoprire tutti i nuovi leaks e le news riguardanti questo evento e andremo anche a parlare di qualche news riguardante la stagione 5 di Fortnite. Ma prima di iniziare con il video, io come al solito vi ricordo di lasciare un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto per non perdervi mai altri video simili, ma soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su questo nuovo evento Galactus. Detto questo, non perdiamo tempo ed iniziamo immediatamente con le news. E la prima news di oggi parla proprio appunto dell'evento Galactus. Infatti ieri sera su Twitter il profilo ufficiale di Fortnite ha postato questa cosa che state vedendo in questo momento, che è praticamente una specie di simbolo di Iron Man, una specie di poster, e sotto questo post c'era scritta questa cosa che vi sto per leggere: possiamo salvare l'isola se lavoriamo insieme, questa è la nostra ultima chance. Oh mio Dio ragazzi, quanti spoiler ci sta dando l'Epic Games attraverso il profilo Twitter di Fortnite. Ci sta dicendo davvero tantissime cose e la cosa che vi ho appena letto è davvero eclatante, perché ci conferma che effettivamente Tony Stark sta lavorando per un progetto davvero assurdo che ci salverà dalla distruzione della mappa da parte di Galactus. Ma non è finita qua, infatti sempre su Twitter il profilo ufficiale di Iron Man, perché non so se lo sapete però esiste un profilo ufficiale di Iron Man su Twitter, ha risposto al post di Fortnite dicendo questa cosa molto interessante: tempo di gioco, incontraci sull'autobus, è ora di mettere in atto questo piano. La tensione è davvero alle stelle e tra solamente 8 giorni scopriremo la verità su questo evento. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Ma adesso passiamo immediatamente alla seconda news di quest'oggi, che parla proprio di un cambiamento in game. Oltre al fatto che il timer è cambiato perché adesso mancano 8 giorni, se andate su Pass Battaglia adesso guardate un po' quanto diamine è grande Galactus. Ragazzi, non è mai stato così grosso. Incomincia a vedersi tutto l'elmo e domani mattina esattamente alle 10, se non sbaglio, dovrebbe incominciarsi a vedere tutta la faccia. Inoltre guardate qua dietro il pannello delle sfide di Wolverine, incomincia anche ad apparire proprio l'elmo completo. Insomma, Galactus si sta ufficialmente avvicinando davvero tantissimo alla mappa di Fortnite. Ma adesso passiamo alla news più importante di tutto questo video, la news per il quale avete aperto questo video. Tutto ciò che vi interessa ve lo sto per dire in questo esatto momento. Se andate nella modalità replay, infatti noterete che se zoomate esattamente su questa zona della mappa potrete notare che là si scorge il primo corno di Galactus. Ragazzi, non sto scherzando, sott'acqua Galactus si vede esattamente così, e come potete notare da questa immagine un corno sporge al di fuori, e non solo, anche un altro. Si vede anche il secondo, molto piccolo, però insomma si vedono tutte e due abbastanza nitidamente. Raga, questa cosa è davvero assurda ed è comparso oggi. Ciò vuol dire che Galactus sta arrivando e questo è il primo segno. Questa è la prima prova ufficiale che Galactus è sotto il mare ed è esattamente davanti ai nostri occhi in questo momento. Insomma ragazzi, adesso è davvero ufficiale, Galactus è arrivato stravicino alla mappa di Fortnite. Cosa ne sarà della mappa? Cosa ne sarà del nostro destino? Tutto questo lo scopriremo solamente durante l'evento, solamente tra 8 giorni. Adesso però ragazzi vi andrò a parlare di una news davvero molto interessante. Infatti ultimamente sta circolando questa nuova teoria secondo il quale i 6 boss della battaglia che c'erano appunto nel teaser di ieri li abbiamo già visti nell'evento finale della stagione 10, ma erano 7. Guardate attentamente questa immagine. In questa immagine potrete notare che c'è la meteora che sta appunto per colpire il Nexus, ma di fianco alla meteora ci sono 7 boss della battaglia, che sono delle specie di razzi. Insomma, nell'evento finale non si riusciva bene a capire cosa fossero perché andavano davvero straveloce, ma adesso possiamo ipotizzare che siano appunto i 7 boss della battaglia costruiti da Tony Stark. Attenzione però, perché nell'evento erano 7, mentre nel teaser che è uscito
visto ieri erano 6. Proprio perché, sempre secondo questa teoria, uno di questi boss della battaglia è andato a sacrificarsi spiaccicandosi del tutto contro la barriera del Nexus. Questa teoria è davvero molto interessante e ci conferma sempre di più che effettivamente tutta la storyline di Fortnite è programmata, è tutta collegata e a parer mio davvero fantastica. Ma adesso smettiamola di parlare dell'evento di Galactus e guardiamo un po' più al futuro. Guardiamo a 10 giorni da quest'oggi, guardiamo alla Season 5 di Fortnite. Infatti negli ultimi giorni sono emerse nuove novità a proposito appunto di questa season. Si parla infatti di una nuova season a tema natalizio, ormai del tutto confermato dai leakers che nei file di gioco hanno già trovato degli alberi di Natale, una mappa del tutto imbiancata di neve, quindi insomma è confermato. La prossima season sarà a tema natalizio, un po' come nella stagione 7, a parer mio davvero fantastico. Fatemi sapere anche di questa cosa, ovviamente, cosa ne pensate qua sotto nei commenti, se a voi piacerebbe una season simile alla stagione 7. Adesso però parliamo un po' della mappa della stagione 5, che è l'argomento che ci interessa di più a tutti noi. Effettivamente di immagini ufficiali della mappa della prossima season ancora non ne abbiamo, non abbiamo neanche minimi indizi, ma già sappiamo al 100% che torneremo nella vecchia mappa di Fortnite, questo è praticamente assicurato. Solamente che c'è un piccolo problema, infatti nella mappa del capitolo 1 non c'era la possibilità di pescare, di nuotare, di fare tutte queste figate, cosa che invece c'è nella mappa del capitolo 2. Infatti sembra proprio che negli ultimi giorni sia stato rivelato che la Epic Games ha lavorato per davvero tantissimi mesi alla realizzazione di una mappa del capitolo 1 con le stesse caratteristiche della mappa del capitolo 2. Perciò si potrà nuotare, si potrà andare nei mari, si potrà pescare, si potrà davvero fare di tutto. Anche se torneremo nella vecchia mappa, in ogni caso potremmo pescare e fare tutte queste cose. Detto questo ragazzi, io come al solito spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, mi raccomando, lasciate un bel like qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cosa importantissima, perché è gratis. Inoltre, se attivate la campanella delle notifiche avrete anche il vantaggio di non perdervi mai altri video riguardanti questo evento di Galactus, della season 5, insomma, e di tutto quello che riguarda il mondo di Fortnite. Perciò rimarrete sempre aggiornati. Cosa state aspettando? Iscrivetevi in questo esatto momento con la campanella attiva. Detto questo ragazzi, noi come al solito ci becchiamo ad un prossimo video. Bella regà.